Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi un nuovo video in collaborazione con il sito New Craft Day. Andremo a realizzare quest'altra parte dello specchietto, una parte già l'ho realizzata. Nel precedente video vi ho mostrato anche gli altri, ve li faccio rivedere. Questo con il girasole. Utilizzeremo la tecnica del diamond painting, che è davvero semplice e molto molto rilassante. Questa è con la ballerina. Poi ci sono i numerini che corrispondono ad ogni bustina. Ad esempio, questo è il numero 6, quindi dobbiamo inserirlo qui. Adesso ho posizionato, ovviamente per ogni kit c'è un contenitore, però siccome ho preso più specchietti, me ne sono ritrovata 3, come anche 3 penne. Ogni kit è completo di tutto, questo per attaccare gli strassetti e poi la cera. Allora, in questo caso andremo ad usare il numero 1 e il numero 4. Quindi, siccome è un lavoro che si fa in poco tempo, io preferisco togliere tutta la pellicola. Altrimenti, se magari è un lavoro che richiede più tempo, magari fate, toglietela passo passo, altrimenti si asciuga. Allora, qui c'è la cera, anche qui c'è un po' di pellicola. Cosa vado a fare? Prendo la penna per gli strassetti e la vado ad immergere. Quindi adesso vado a prendere, allora, il numero 1. Così prende benissimo e lo attacco proprio al numero 1. Poi un altro numero 1, anche se potrei alternare. Poi il numero 4, fate attenzione, magari gli strassetti si possono capovolgere. E lo metto qui, il numero 4, e lo vado a mettere qui. Poi si possono posizionare come più. Magari se stanno un po' storti, voi li potete sempre aggiustare. Il numero 1, il numero 4. Poi, quando vi rendete conto che la cera si è asciugata, andate a fare un altro buchino nella cera. Poi, numero 4, numero 1. Vedete, questo l'ho messo un po' storto e posso sempre portarlo alla posizione originaria. Quindi adesso continuo per tutto il giro, altrimenti il video verrebbe lunghissimo, e finisco questo, ma voglio arrivare fino alla fine con voi per farvi vedere tutto il risultato. A tra poco. Ecco qui. Adesso ho inserito quelli che erano pochi, ho finito questo, l'1 e il 4. Poi ho inserito questi. Questo è il 6, questo è il 7. Questi erano il 5. Adesso mi mancano il 3 e il 2. Quindi ho ripreso un po' di cera, quindi il 3 è questo qui. Poi vedete, si attaccano subito, si prendono subito ed è super super rilassante. Senza telefono davanti, ancora più rilassante. Poi fate attenzione agli strassini che si capovolgono, che vi traggono in inganno. Sembra che siano dalla parte giusta, invece non lo sono. Prendo anche un po' il numero 2. Poi potete fare come più vi piace, potete saltellare un po' di qua e un po' di là. Io sono disordinata, come potete vedere gli strassetti li ho lanciati così. Vai. Se li tenete più in ordine, ancora meglio. Magari finiamo il numero 2 insieme. Qua.
ho preso una bustina che mi si era attaccata. Qua ho messo questa bustina, almeno non attacca sotto al tappetino. Il 2, il numero 2, l'abbiamo quasi finito e poi ovviamente per il 3 forse è meglio che continuo da sola, altrimenti viene un video lunghissimo. Finisco il numero 3 e ci troviamo tra poco. Ed ecco qui che anche quest'altro lato è terminato. Mari, vi sarete chiesti perché ad un certo punto qui stavo utilizzando strassetti argento e poi l'attimo dopo sono cambiati in rosso. Era perché semplicemente avevo sbagliato, avevo utilizzato quelli. Anche se ci stavano perfettamente, avevo utilizzato quelli di un altro kit, mentre qui c'era il rosso e me ne sono accorta quando ho stoppato il video e quindi poi ho ripreso con il rosso. Quindi io questi specchietti ve li consiglio, aiuto, mi è volato perché sono fatti appunto una farfalla ed è volata. Allora, vi ripeto, ve li consiglio perché sono dei veri e propri gioiellini. Vi consiglio anche di cimentarvi in questa tecnica perché l'avrò detto già mille volte, è bellissima e super super rilassante. Vi ricordo il codice sconto che potete utilizzare sul sito. Io al momento vi saluto, al prossimo video. Ciao a tutti!